E ora le iniziative per l'avvento, ora al santuario di Santa Rita, oltre ovviamente all'allestimento del presepe. Siamo davanti al presepe, che è il cuore di questo tempo che ci prepara al Natale, il cuore del Natale. E quest'anno il presepe ha un significato particolare perché 800 anni fa, per la prima volta, Francesco d'Assisi a Greccio realizzò questa splendida intuizione: avvicinare l'umanità di Dio in Gesù e renderla presente e partecipe nella nostra vita. E sono molto contento del presepe che quest'anno è stato realizzato a Santa Rita, è un allestimento che avviene ogni anno, ma davvero i nostri volontari si sono superati nella cura dei particolari, nella precisione del disegno d'insieme e nella bellezza di una realizzazione che davvero ci riporta ai tempi della Palestina, ma non semplicemente per ricordare ciò che è avvenuto a Betlemme, quanto piuttosto per portare nella nostra vita la novità di Dio che si fa uomo, del Dio con noi, dell'Emanuele. Queste piccole statuine, così curate nei particolari, ci portano alla vita quotidiana. I pescatori, i pastori, i panificatori, sono quelle attività che erano comuni allora e che assomigliano alle nostre. Siamo in un tempo diverso, ma anche noi conduciamo una vita che si dipana giorno dopo giorno. E che cosa realizziamo quest'anno davanti al presepe? La gioia di vedere tanti bambini e ragazzi con la bocca aperta di fronte a queste splendide statuine, a questa ambientazione. Ma non solo questo, c'è un grande pannello davanti al presepe, lo riempiremo tutto perché abbiamo chiesto ai bambini del catechismo di fare una foto del loro presepe e vogliamo portare qui i presepi che si realizzano nelle nostre case. È un segno della vivacità di Santa Rita, è il segno di una fede che continua con semplicità di generazione in generazione. È il segno di famiglie che si preoccupano di trasmettere ai loro figli e ai loro nipoti la bellezza della vita cristiana. E poi ci saranno altri momenti, venerdì 15, la giornata di ritiro, avremo una predicazione di padre Diego Cappellazzo al mattino e al pomeriggio su un tema di avvento. È un'offerta di formazione per tutta la comunità e per quanti frequentano il santuario. Così come nei giorni della novena, giorno dopo giorno, i ragazzi delle medie, delle elementari, del catechismo verranno qui per pregare insieme, per vivere insieme un momento bello davanti al Signore. E poi, come ogni anno, chiediamo a tutti quelli che vengono ad ammirare il presepe di non farlo a mani vuote, nessuno a mani vuote. Immagini hanno portato a Gesù bambino oro, incenso e mirra, noi portiamo quello che serve oggi, generi alimentari non deperibili. È un modo concreto perché la gioia del Natale non resti un'emozione, ma diventi concreta, diventi un'offerta per quelli che fanno più fatica. Ci piacerebbe davvero che il nostro piccolo gesto di condivisione allietasse il Natale di chi fa più fatica, delle famiglie provate dalla crisi del lavoro, dalla solitudine, degli anziani soli, delle persone ammalate. A tutti, a nome mio, l'augurio più caro della comunità di Santa Rita, vi aspettiamo qui per la preghiera, di fronte al nostro presepe, per la preghiera insieme a noi nell'Eucaristia quotidiana.